ragazzacci, ma anche a voi il vostro compagno di golf vi ha detto alzi la testa e tu toppi la palla e giustamente ci credi e qui fai male. Adesso ti spiego il perché. Allora ragazzi, alzare la testa è un termine un po' generico per dire ho fatto top. In realtà in alcuni casi può succedere che le linee del corpo si vanno all'impatto a raddrizzare. Questo si chiama early extension, cioè io non riesco a tenere i miei angoli del corpo e li raddrizzo. E quindi casualmente prendo la palla in testa e il mio compagno di merende mi dice: ah, hai guardato la palla, hai alzato la testa, ti sei alzato prima. Quindi in realtà è vero come non è vero. Di sicuro tenere giù la testa non è la correzione giusta per migliorare questo errore. Vi spiego un esercizio facilissimo. Allora, tenete col braccio sinistro, per i giocatori destri, il bastone qua davanti, braccio sinistro bello teso, e con il braccio destro invece cerchiamo di iniziare a ruotare con i fianchi e passare con la mano destra, col braccio destro, il braccio sinistro. Quindi per far questo cosa dovrò fare? Dovrò ruotare i fianchi, appoggiare il peso a sinistra, far passare bene il braccio destro sotto, vedete bene? Ok, ma soprattutto per non fare l'early extension, quindi per non andare in estensione con il corpo, dovrò cercare di ruotare e andare indietro. Quindi vedete la gamba sinistra si distende e spinge il peso indietro sul tallone. Con questa azione io riuscirò a ruotare, ma riuscirò a mantenere i miei angoli e quindi riuscirò a non alzarmi e quindi a non alzare la famosa testa per colpi incredibilmente perfetti. Dopo che avete sentito bene quel feeling, vi mettete, fate un paio di prove, vedete come riuscite a spazzolare meglio e siete pronti. Per un palla zolla, con la testa o con non con la testa, giù, perfetto. Scrivetemi nei commenti, lo fate, non lo fate, mio amico me l'ha detto, no, non me l'ha detto, non l'ho ascoltato. Scrivetemi tutto e poi io vi rispondo.